Grazie ragazzi per i docenti per essere qui con noi quest'oggi. Io parlerò di un aspetto un po' diverso. Le piante, chiaramente, come ha detto Paolo precedentemente, hanno un ruolo importantissimo per il sostentamento della popolazione mondiale dal punto di vista dell'alimentazione. Le piante le vediamo in altri aspetti, come aspetto estetico, la produzione di ossigeno, e tanti altri aspetti che sono connessi diciamo, alla fruizione del nostro territorio, del paesaggio, ma le piante, come vedremo, anche hanno la possibilità di essere utilizzate anche per altri scopi. E proprio io, nella mia breve lezione, cercherò di darvi qualche spunto per quanto riguarda la possibilità anche di utilizzare le piante per il disinquinamento delle acque. Faccio una breve premessa perché è importante capire in che contesto ci muoviamo. Tutte le attività umane producono enormi quantità di reflui. Tutte le nostre attività domestiche, industriali, agricole, agroindustriali, produciamo enormi quantitativi di acque reflue. Queste acque reflue, prima, diciamo, quando l'uomo viveva in campagna, venivano smaltite sul terreno e quindi i problemi ambientali non erano gravissimi, perché poi queste sostanze, queste acque reflue, contenevano prevalentemente sostanze organiche che di fatto poi poteva avere anche un valore positivo, perché se smaltite in maniera idonea potevano rappresentare una ricchezza per il terreno e per ripristinare la fertilità del suolo. Anche perché queste acque contengono in quantitativi più o meno rilevanti nutrienti, azoto, fosforo e potassio, che sono degli elementi indispensabili per le piante e per le produzioni agricole, e che noi attualmente prevalentemente immettiamo nel suolo con i concimi di tipo chimico. Allora, partendo da questa premessa, quello che noi abbiamo considerato per anni, per secoli, un problema può diventare adesso una grande risorsa. Cioè, possiamo cercare di ripensare, di utilizzare queste acque reflue, che rappresentano un grossissimo problema ambientale se le scarichiamo nei corpi idrici. Poi generalmente ci ricordiamo di questi problemi quando? Solamente quando ci andiamo a fare il bagno a mare e ci lamentiamo che l'acqua è inquinata, ma l'acqua è inquinata perché è inquinata dagli scarichi delle nostre città. E allora è cambiato completamente questo approccio sulla gestione delle acque reflue, e le acque reflue è sempre più importante recuperare queste acque, perché possono rappresentare una grandissima risorsa per l'agricoltura, ma anche perché da queste acque possiamo recuperare anche delle sostanze fertilizzanti. Ma occorre cosa? Occorre trovare delle tecnologie a basso costo e sostenibili che permettono il recupero di queste acque e destinarle all'agricoltura. Allora, io però è importante capire il quadro mondiale, come ha mostrato poc'anzi Paolo, in cui ci muoviamo. L'agricoltura, ho detto che ha esigenza di enormi quantitativi di acque per essere mantenuta. Dovete pensare che i 2/3 della produzione agricola mondiale provengono da appena un terzo dell'agricoltura irrigua, che rappresenta quindi un terzo dell'agricoltura irrigua mondiale, che produce i 2/3 della produzione agricola mondiale. Quindi, per sostenere la popolazione mondiale, che secondo le previsioni entro il 2050 arriverà intorno ai 9 miliardi di persone, abbiamo necessità anche di quantitativi di acqua sempre crescenti. E allora, che cosa è successo? Guardate, questo è il lago Aral, che porto sempre come esempio emblematico di una cattiva gestione delle acque, dell'agricoltura, del territorio. È un lago endoreico nell'Asia centrale, che nell'ex Unione Sovietica adesso ricade tra il Kazakistan e il Turkmenistan. Un lago che, pensate, era nel 1973, aveva un'estensione di 73 5.000 km quadrati, tanto per darvi un'idea, tre volte la Sicilia. Poi
Cosa hanno fatto durante il periodo della pianificazione sovietica? Hanno iniziato a prelevare l'acqua degli affluenti di questo lago e utilizzarla per l'irrigazione del cotone in una zona praticamente desertica. Bene, la situazione è che nel 2008 il lago è praticamente prosciugato. Perché? Perché praticamente tutte le acque di questo lago che venivano prima immesse nel lago sono praticamente utilizzate per l'irrigazione di culture estensive quali il cotone e altre culture. Questa è la situazione del lago, era un lago, chiaramente chiamiamo un lago perché è una superficie enorme, non ne abbiamo neanche idea di quanto sia un lago così grande, ma c'erano dei porti, c'era un'attività di pesca nel lago e questa è la situazione delle navi che sono state abbandonate all'interno del lago. Allora, ritornando a noi, al concetto, dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni per produrre l'acqua in alternativa alle acque convenzionali. Queste acque ce le abbiamo a disposizione perché sono le acque di scarico delle nostre città, delle nostre attività di tipo mare, ma dobbiamo trovare anche un modo per poterle depurare queste acque in maniera adeguata. Le piante possono dare un contributo fondamentale per la soluzione di questo problema. La fitodepurazione in particolare è una tecnologia che si adatta benissimo per il trattamento delle acque, soprattutto di tipo domestico, di tipo agroindustriale, e nella fitodepurazione vengono riprodotti in maniera, diciamo, artificiale quali sono i processi di depurazione naturale che sono caratteristici delle zone umide e che sono ottenuti prevalentemente dall'azione combinata di suolo, di microrganismi e di vegetazione. Chiaramente le piante, vedete, sono delle biopompe naturali e contribuiscono sostanzialmente a diversi processi di fitoestrazione, di fitodegradazione, di fitostabilizzazione di numerosissimi inquinanti che sono contenuti nelle acque, ma possono essere anche utilizzate, questo non ne parlerò oggi, anche per quanto riguarda il recupero di suoli inquinati. Chi è che ha, diciamo, avuto questa intuizione? Intorno a metà degli anni 50 una professoressa tedesca scoprì che praticamente una pianta lacustre, in particolare la cosiddetta lisca lacustre, era capace di rimuovere i batteri dalle acque inquinate, perché la pianta stessa produceva delle sostanze che avevano una funzione battericida. Da là è nato un grande studio a livello internazionale che si è sviluppato in maniera diciamo intensissima proprio nell'ultimo decennio sull'utilizzazione delle piante per questo scopo. Ma già, diciamo, anche questo è un topolino di 20-25 anni fa in cui si parlava di zooplancton e le piante disinquinanti. Che cosa sono allora i processi, i sistemi di fitodepurazione? I sistemi di fitodepurazione sono dei sistemi molto molto articolati, sono, diciamo, semplici nella loro concezione, però sono abbastanza poi complessi nella fase di progettazione e qui, diciamo, nell'ambito dei nostri corsi laurea diciamo sì, ci sono delle materie che sono dedicate anche alla progettazione di questi sistemi, che possono essere o di tipo superficiale o di tipo subsuperficiale. E i tipi superficiali praticamente riproducono esattamente quello che, come immagini, potete avere quello di un piccolo stagno, con delle piante che possono essere più o meno o galleggianti oppure radicate sul fondo, o diciamo piante cosiddette flottuanti su questi sistemi, o di tipo flusso subsuperficiale, in cui voi vedete praticamente un substrato, un pietrisco, su cui vengono messe a dimora varie tipologie di piante. La scelta delle specie delle piante è fondamentale per il funzionamento di questi sistemi. Le piante, come abbiamo detto, possono essere o galleggianti o radicate emergenti o radicate sommerse, a secondo, diciamo, della loro, ognuna di queste piante ha delle peculiarità più o meno diverse e una capacità più o meno elevata di rimuovere alcuni inquinanti piuttosto che altri. Per esempio, una pianta che ha un ruolo fondamentale per i processi, che può essere utilizzata benissimo nell'ambito di sistemi di fitodepurazione, è il papiro. Questo è il papiro, per esempio, della fonte del Ciane. Pensate che i greci nel V secolo a.C.
già avevano capito che mettendo le acque reflue provenienti da città di Siracusa nelle paludi lisimelie, dove è l'attuale Sciane, avevano capito che praticamente queste piante contribuivano a pulire l'acqua nel V secolo a.C. Poi queste nostre conoscenze, queste nostre competenze le abbiamo perse nei secoli e le stiamo recuperando solamente adesso. Ma le piante possono essere anche scelte con piante con particolare valenza di tipo estetico, perché come vedremo i sistemi di fitodepurazione possono anche avere un ruolo fondamentale per quanto riguarda il recupero del paesaggio. Le piante per esempio hanno una cosiddetta funzione ossigenante, cioè sono in grado di trasferire l'ossigeno atmosferico nel substrato in corrispondenza all'apparato radicale, che funge praticamente come substrato ideale per lo sviluppo di quei microrganismi di tipo aerobico che sono in grado di rimuovere sostanze organiche, e le sostanze organiche sostanze inquinanti. Queste alcune immagini di come la natura ci viene in aiuto. Questo è prelievo di materiale vegetale che viene utilizzato nei sistemi di fitodepurazione, e queste sono le classiche cannucce di palude che crescono lungo i fossi e che noi diciamo consideriamo giustamente o ingiustamente una pianta infestante. Questi sono i rizomi, vedete il substrato su cui crescono le piante e che l'acqua permea attraverso questo strato, e durante questo processo di filtrazione lenta praticamente avvengono tutta una serie di processi anche abbastanza complessi che non sto qui a descrivere, che comportano la rimozione degli inquinanti. Altre immagini, queste sono immagini di schemi di sistemi a flusso appunto superficiale come quelli che vi ho detto inizialmente, e queste sono immagini, vedete, di un sistema di fitodepurazione. Qua siamo in Francia, a servizio questa era di una cantina, e vedete che il sistema di fitodepurazione è anche pensato e progettato e realizzato in maniera tale da essere attraente, attrattivo, cioè quindi abbiamo completamente superato la concezione degli impianti di depurazione tradizionali, che sono degli oggetti anche brutti a vedersi perché sono strutture in cemento armato, ferro, macchinari, pompe, estremamente quelli costosi in una fase di gestione perché consumano enormi quantitativi di energia. Qua non consumiamo neanche un kilowatt di energia per depurare le acque. Questo è altro sistema, per esempio, in un parco inglese. Quel serpentone colorato che vedete in questa slide è un sistema di fitodepurazione. Vedete i bambini che giocano intorno al sistema di fitodepurazione e il laghetto finale che raccoglie le acque di questo sistema di fitodepurazione, acque che poi vengono utilizzate per l'irrigazione del parco stesso. Questo è un altro sistema di fitodepurazione, questo rettangolo verde insignificante sulla campagna è un impianto di fitodepurazione. E questa è la cosa, diciamo, interessante, che sempre più, diciamo, rende attraenti, appetibili, e molti si stanno orientando in questo settore perché è una qualcosa che non ha un impatto sul paesaggio, anzi arricchisce in alcuni casi il paesaggio. Questa, diciamo, siamo forse un po' all'estremo per il nostro contesto. Queste sono un quartiere di Oslo, le case di una condominio, separano qui addirittura le acque nere dalle acque grigie. Le acque nere sono quelle che provengono dalle cuscine, dai gabinetti e così via, mentre le acque grigie sono quelle che provengono da docce, dai lavabi, che sono molto meno inquinanti. Loro le trattano, le separano e poi le trattano in maniera separata. E questo è un impianto di fitodepurazione realizzato all'interno dell'area condominiale, in cui ci sono anche i giochi per i bambini sopra l'impianto di fitodepurazione. Questo è un impianto, invece, in Sicilia siamo all'avanguardia, anche se non è così sviluppata in questo settore. Abbiamo uno staff di ricerca che si occupa da oltre 15 anni in questo settore e abbiamo fatto grandi passi avanti. C'è un comune della Sicilia, che è il comune di San Michele di Canzeria, che tratta tutte le acque reflue del comune con i sistemi di fitodepurazione, ed è questo il più grande impianto di tutto il sud Italia. Ma la fitodepurazione, come vi dicevo, può avere un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda la riqualificazione e il recupero del paesaggio e dell'ambiente. Queste sono alcune immagini, qua siamo in Florida, di cui
in cui si vede che praticamente è stato realizzato un sistema di fitodepurazione a flusso superficiale di 23 ettari di superficie, quindi abbastanza grande, che ha costituito l'occasione per diventare esso stesso un momento di attrazione per i visitatori, ma soprattutto un rifugio per numerosissime specie di uccelli e di diversi animali. Pensate che addirittura ci sono tornati gli alligatori, le rane, le lontre, le iguane, che vivono all'interno di questa area umida, ma che di fatto è un sistema di fitodepurazione. E ci sono i visitatori che vanno all'interno di questa area umida e pensate che si paga un biglietto d'accesso, per noi forse inimmaginabile pensare che io pago per entrare in un impianto di depurazione, ma di fatto è un impianto di depurazione che è tutto particolare, come vedete. Ma ci sono numerosissime realizzazioni in giro per il mondo, qua siamo in Oregon, oppure a Pechino, villaggio olimpico di Pechino, le acque reflue vengono trattate in questo sistema a flusso superficiale. Guardate anche lo studio che è stato fatto per quanto riguarda l'inserimento e la qualità del paesaggio. Tel Aviv, per esempio, all'interno di un centro commerciale, quel canale che vedete è un sistema di fitodepurazione lineare che tratta le acque grigie del centro commerciale che poi vengono recuperate per alimentare gli sciacquoni dei bagni. Ma le piante possono avere anche ruolo, le piante che crescono sulla fitodepurazione, quell'immagine che vedete in alto a sinistra, siamo a Disney World, in cui i sistemi di fitodepurazione costituiscono anche l'occasione per la produzione di biomasse che vengono poi utilizzate a scopo energetico. Lì in quel caso si utilizza la lemna, che è la lenticchia d'acqua che cresce sugli stagni, normalmente l'avete visti sicuramente quando andate in giro, vedete quegli stagni completamente coperti da quel tappeto verde, quella pianta, che è una pianta galleggiante, viene recuperata per la produzione di cellulosa, per la produzione anche di bioetanolo di seconda generazione. Quindi ci sono grandissimi interessi anche nel recupero, chiamiamole dei sottoprodotti, dei sistemi di fitodepurazione, che sono dei sistemi con grandissima produzione per unità di superficie. Questo è un impianto un po' più particolare, appunto stiamo parlando dell'integrazione col paesaggio, dell'attrazione del valore estetico, realizzato in collaborazione con un architetto che voleva dare un'impronta particolare a un impianto di fitodepurazione e poi ha lanciato questa sfida che abbiamo raccolto e abbiamo progettato questo impianto di fitodepurazione utilizzando varie tipologie di piante. Il risultato, quello è durante la fase della messa a dimora delle piante, il risultato è che adesso il sistema è diventato una delle attrazioni dell'azienda, cioè centinaia di persone durante l'anno vanno lì non per l'agriturismo come si fa normalmente per andare a mangiare oppure l'hanno anche il centro benessere e altre cose, ma vanno per visitare l'impianto di fitodepurazione. Questo invece è un impianto che è entrato in esercizio da appena un anno e che è un impianto che è stato realizzato per conto dell'IKEA, l'IKEA che è qui a sede a Catania, l'IKEA Store di Catania. L'IKEA ha voluto investire sul settore della fitodepurazione perché la ritiene una tecnologia a basso impatto, estremamente vantaggiosa e che dà dei risultati certi per quanto riguarda, diciamo, la qualità dell'effluente. Pensate che uno dei grossi problemi dell'IKEA, lo sapete qual era? Il problema che della ammoniaca, ma da dove arriva questa ammoniaca? Deriva dalla pipì, cioè nel fatto che quando uno va al centro commerciale, generalmente una volta, e soprattutto l'IKEA ci stai da diverse ore, ci passa al bagno. Quindi cosa si crea? Si crea un effluente con concentrazione ammoniaca elevatissima. Pensate che si arriva un effluente con 240-250 mg di ammoniaca. Solitamente in un effluente urbano si arriva a 20-30 grammi, 30 mg di ammoniaca. Quindi era un grossissimo problema perché l'ammoniaca bisogna ossidarla, ma per ossidarla bisogna consumare grandi quantità di ossigeno, per mettere questo ossigeno bisogna far funzionare delle soffianti che consumano un'enorme quantità di energia. È cambiata completamente la filosofia e è stato realizzato questo impianto di fitodepurazione. Questo è il primo IKEA Store al mondo che è un impianto di fitodepurazione ed è diventato in questo caso un caso studio per tutti gli IKEA, cioè abbiamo insegnato qualcosa agli svedesi in questo settore ed è una grossa soddisfazione. Anche qui
L'IKEA si va a visitare adesso, ci sono diverse scuole che vanno a visitare l'IKEA per visitare l'impianto di fitodepurazione e anche i convegni che vengono realizzati. Questo è un altro impianto, giusto per fare, darvi anche un'altra immagine, l'impianto realizzato a Noto a servizio di una cantina. Una cantina che anche qui sulla sostenibilità sta spendendo moltissimo, sul concetto di sostenibilità, di produzione biologica, e si è voluta dotare di impianto di fitodepurazione che dal punto di vista estetico io credo che questa immagine sia abbastanza eloquente. Io chiudo per dire una cosa che mi riallaccio anche al discorso che aveva detto Paolo. Abbiamo delle grandissime opportunità, avete delle grandissime opportunità, e il futuro vi appartiene, ma solo se inizierete a pensare contemporaneamente quello che noi, in maniera sbagliata, abbiamo pensato in maniera separata. In tutti questi settori che sono presenti all'interno dei nostri corsi di laurea, abbiamo cercato di sposare questa diversa filosofia. Grazie ancora per l'attenzione.